Ciao amici e bentornati alle recensioni by De Paulino 1. Oggi andremo a recensire il Huawei Sonic, modello di ottima qualità-prezzo come rapporto di questa nuova casa produttrice di smartphone e di apparecchiature tecnologiche, che sono anche tablet, cornici digitali, eccetera, che si è affacciata circa un anno fa con l'Ideos. Cercano appunto di sfondare in un mercato molto complicato come quello degli smartphone, proponendo appunto una democratizzazione degli smartphone, cioè una possibilità più accessibile di prezzo a tutti di questi apparecchi tecnologici che sono oggi cellulari, che sono sviluppati sempre di più come fossero dei PC portatili, diciamo, tra l'altro, anche perché hanno delle funzioni molto molto evolute. Appunto è una recensione, non una videorecensione, in quanto non abbiamo in possesso il terminale nel video, ma lo cureremo a video molto bene, dando sempre più informazioni possibile. Ovviamente ogni volta che io ho una recensione senza il telefono, ho testato personalmente l'apparecchio qualche giorno prima a fondo. Ho avuto 10 minuti in mano il Sonic e ho potuto apprezzarne le caratteristiche dal vivo e poi dopo lo recensisco. Quando è possibile avere il terminale, ovviamente la videorecensione è sempre pronta. Parliamo delle caratteristiche di questo telefono. Avevamo iniziato, non so se con l'Ideos, che ebbe successo, che era un rapporto qualità-prezzo molto buono. Il discorso si è evoluto molto, molto anche nella qualità dei materiali, nella qualità del prodotto, ma il prezzo è rimasto sempre basso. Quindi un plauso a Huawei di aver evoluto lo smartphone più economico, ma non aver alzato il prezzo. Quindi questo vuol dire aver ancora migliorato le cose tenendo una linea di fasce di prezzo uguale. Diciamo è un po' il sostituto di iDEOS dell'anno scorso, se vogliamo proprio paragonarlo, ma molto più evoluto, molto più potente, performante, ma soprattutto anche esteticamente più bello, con dei materiali più preziosi. Andiamo ad analizzarlo bene perché ci sono due colorazioni, sia il nero che il cover bianco, quindi poi qua abbiamo la solita varietà e la scelta del colore. Parliamo un attimino di questo Android 2.3 Gingerbread. Abbiamo appunto un TFT da 3,5 pollici multitouch capacitivo, un ottimo touchscreen, non fa rimpiangere i modelli di fascia alta, chiaramente. Non è, diciamo, perfetto, diciamo, come magari possono essere dei telefoni, però si comporta molto bene. È un touch che ha un tempo di risposta buono, considerate anche le prestazioni che il cellulare ci può offrire. Comunque è un buon touch. Allora, andiamo ad analizzare ovviamente quelle che sono le caratteristiche principali del telefono, cioè le misure. Adesso vi faccio vedere subito la cover bianca, vedete dietro, questo qui è il modello con cover bianca, poi abbiamo il modello con cover nera, eccetera, eccetera, eccetera. Le misure di questo smartphone sono veramente interessanti perché oltre i 3,5 pollici, che è la classica misura che ci permette di fare la maggior parte dei lavori, troviamo appunto l'Android 2.3. Una memoria ROM di 512 MB e 256 MB di RAM. Il processore è un Qualcomm MSM7227 da 600 MHz e ovviamente Quad Band Edge UMTS HSDPA HSUPA 7,2 megabit per secondo. SMS, MMS, email, POP3, IMAP, Exchange. Chiaramente ha anche il Tether WiFi. Come tutti gli Android, quindi possiamo condividere la sua connessione come hotspot, una fotocamera qua nel retro da 3,2 megapixel, vedete, adesso ve la faccio vedere meglio, andiamo a puntarla con la manina, senza autofocus e senza flashlight, quindi parliamo dell'essenziale, foto e video sono veramente l'essenziale, diciamo che sono un po' il punto debole ancora di questi smartphone economici, in quanto non si può ancora pretendere a certi prezzi di avere delle fotocamere ad altissimo livello. Diciamo che ci permette di fare dei video a 640 e delle fotografie a 3,2 megapixel accettabili per quello che possono essere gli scatti di tutti i giorni. Ecco. Quindi non aspettiamoci ovviamente scatti di una nitidezza incredibile. Dicevamo appunto di questo interessante schermo che è un 3,5 pollici, lo andiamo a vedere qui. Vedete 3,5 pollici. Adesso saliamo un attimino così riusciamo ad inquadrare meglio lo schermo. Eccolo qua, diciamo appunto un 3,5 pollici TFT, quindi LCD di un'ottima risoluzione. Ecco, lo schermo è veramente migliorato rispetto all'Ideos. Il contrasto è buono, i neri sono buoni, la luminosità ovviamente è ottima, ovviamente sensore di prossimità. Sensore di luminosità presenti e accelerometro, quindi completissimo anche da questo punto di vista. Quattro tasti fisici classici della Huawei e di Android, ritorno, ricerca, chiamata menu e home. E quindi abbiamo anche questa possibilità. Andiamo ad analizzare i lati, così vi diciamo un attimino anche, come vedete, feritoia qua sopra per
l'uscita audio appunto per le telefonate. Qui sotto abbiamo l'entrata della micro USB per la ricarica, ovviamente, volume più o meno sul lato sinistro, 3,5 sopra per l'entrata delle cuffie standard, e invece il lato destro è pulito. La memoria integrata del dispositivo, appunto, qua abbiamo diciamo un piccolo difetto, se vogliamo proprio essere pignoli, diciamo, lui monta praticamente 4 giga di memoria interna, però non ha incluso nella confezione la SD, ma è espandibile fino a 32 giga. Ecco, forse l'unica cosa che avremmo chiesto a Huawei, scusatemi, è di avere una confezione un pochino più dotata. So che a 129 euro di prezzo ufficiale Vodafone, e si trova anche a 100-110 euro online, chiedere anche un SD forse era troppo, però magari una piccola SD anche da 8-4 giga avrebbe un po' aiutato a espandere la memoria, ma comunque possiamo procurarci fino a 32 giga l'espandibilità e portare il nostro device con una memoria superiore. Ovviamente legge tutti i formati audio, è Wi-Fi BGN, è Bluetooth 2.1, ha la bussola digitale e quindi anche il sensore appunto GPS. Molto bene la batteria, ci troviamo di fronte a una 1400 mAh che copre oltre la giornata d'uso intensissimo, qualcosa anche oltre la giornata, quindi anche qui Huawei ha lavorato molto anche sui modelli che verranno, sulle autonomie delle batterie. Molto affidabile la batteria, veramente soddisfacente. Viva voce è buono, io ho provato a fare delle chiamate sia in viva voce che microfono telefono, in tutti e due i casi l'audio risponde bene, leggero grecco lì a volume massimo, ma fa parte un po' del gioco, diciamo, non possiamo pretendere di avere la perfezione, ma devo dire che l'uscita audio sia nella musica, sia nel viva voce, sia nella telefonata è di buona qualità. È di buona qualità. Le misure del telefono, ovviamente parlavamo del 3,5 dello schermo, ma andiamo qualcosa di più sulle misure, ovviamente del terminale. Allora, l'altezza del terminale, adesso lo andiamo ad analizzare qua che facciamo una cosa fatta meglio. Altezza del terminale, allora abbiamo in altezza 116,3 mm, in larghezza 60,5 mm e uno spessore solo, lo vediamo qua altro, di 11,9 mm, quindi è peso di 120 grammi totali, quindi diciamo lo smartphone ha un peso molto 11,9 mm di spessore e un peso di solo 120 grammi, quindi molto compatto, molto sottile, molto leggero. Bel form factor, vedete anche qua le immagini sono chiare, ha un bel form factor, è chiaramente molto sulla linea di quelle che sono tutti i modelli di oggi, però elegante con questa cornice comunque grigia che esalta un po', no? Questo metallizzato, diciamo, intorno luccicante, dà un colpo di raffinatezza, diciamo, al form factor, linee senz'ali non spigolose e quindi una buona impugnatura anche. 120 grammi appunto stanno in mano molto bene. La velocità di navigazione internet è molto buona. Ha un rendering sufficientemente per quello che dobbiamo fare, lo schermo ci permette di lavorare molto bene, non supporta il flash, in quanto sapete che i processori fino a 600 MHz faticando col flash vengono disattivati, quindi è anche utile non usarlo perché appesantirebbe troppo il lavoro del browser di Android, quindi comunque la navigazione risulta molto piacevole ed è molto utilizzabile. Dal punto di vista della messaggistica, anche qua abbiamo un'ottima risposta della tastiera in QWERTY, sia in verticale che in orizzontale. I messaggi si scrivono molto bene, i tasti sono ben distinti, molto veloce, il correttore di parole lavora molto bene. Siamo anche qua un passo avanti rispetto all'anno scorso, ai primi prodotti Huawei. Quindi anche qua un plauso perché anche la messaggistica è da telefono di alta gamma. Ci siamo trovati molto bene sia nell'MMS che negli SMS che nelle mail. Ha una tastiera molto affidabile. Ovviamente la classica tastiera d'Android, poi si può installare la swipe, eccetera, eccetera. Market, 1000 applicazioni, Gmail ovviamente presente, è il solito pacchetto che Android ci propone. Il telefono è aggiornatissimo, la 2.3, ovviamente, quindi non abbiamo bisogno al momento dell'acquisto di aggiornarlo. Il prezzo è molto interessante perché ovviamente parliamo sempre di 110 euro per uno smartphone completo che comunque ci dà la possibilità di avere già delle caratteristiche molto all'avanguardia. Cosa dire ancora di questo terminale? Io lo trovo molto interessante, la Huawei propone sempre e sempre di più un rapporto qualità-prezzo migliorativo non alzando il prezzo, quindi riesce a produrre comunque smartphone migliori tenendo un prezzo competitivo, sa che il mercato è molto difficile, quindi propone appunto queste fasce
medio-basse di prezzo e prodotti molto validi. È consigliato a chiunque voglia un primo smartphone, è consigliato a chiunque voglia un secondo telefono, chi non ha molte possibilità economiche possa tenerlo anche come primo telefono, perché comunque un 3,5 pollici, naviga bene, fluida abbastanza la navigazione, si comporta bene, qualche piccolo rallentamento, qualche piccolo delay, ma fa parte del gioco, visto che abbiamo un processore da 600 MHz, ma vi garantisco che si comporta ampiamente bene. Sto andando a prendere il pelo nell'uovo perché devo farlo, in quanto devo fare una recensione e devo evidenziare anche quei piccoli difetti ovviamente che ci sono, quindi si comporta molto bene, fluido, pochissimi puntamenti, qualcosina, ma niente di che, quindi uno smartphone diciamo completo, multimedialità al top, con soli 110 euro di prezzo, quindi consigliato a chiunque voglia un secondo telefono, a chiunque voglia un primo telefono, a tutti. Diciamo è un prodotto dalla gamma veramente completa, nonostante il suo prezzo molto contenuto. Brandizzazione Vodafone minimale. Penso che uscirà anche non Vodafone e quindi può essere reperibile anche senza la brandizzazione. Per oggi ancora è tutto, io vi ringrazio come sempre del seguito che ci sono sulle recensioni e vi do appuntamento alla prossima recensione by The Paulino 1. Ciao e grazie come sempre.